Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Buonasera, andiamo sempre peggio. Ieri in Senato la bagarre, la rissa, e oggi alla Camera. Guardate un po' che è successo quando Dino Giarda, il ministro per i rapporti con il Parlamento, un compito signore, ha detto: mettiamo il voto di fiducia sulla manovra. Pongo la questione di fiducia sulla... Caparini, la prego di tornare sui suoi banchi. Onorevole Caparini, torni sui suoi banchi. Uno del disegno di legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201 recante disposizioni urgenti per la crescita dell'equità e consolidamento dei conti pubblici, atto Camera 4829, nel testo approvato dalle commissioni. Grazie. Però non c'è solo l'onorevole Caparini e il grido di vergogna, c'è anche l'onorevole Pini che ha fatto una bella performance. Va bene, prego, vedo che la sua arroganza non ha limiti. Onorevole la sua Pini, arroganza su... non ha limiti. Va bene. La sua arroganza non ha veramente limiti. Va lei è un cialtrone. Onorevole Pini, non le consento di insultare la Presidenza. È proprio vero che ogni botte dal vino che ha, onorevole Pini. Bene. Ecco, il governo è marmoreo, cioè loro vanno avanti, mettono una questione di fiducia e chiedono che il Parlamento vari questa manovra molto controversa e che risente anche di chiassose opposizioni all'interno della stessa Camera. La manovra verrà approvata, il problema vero non è del governo, il problema vero è che domani si devono alzare in Parlamento da un lato Bersani e dall'altro Alfano o Berlusconi e parlare a nome dei due grandi schieramenti che si sono opposti nei primi tre anni della legislatura, tra loro, l'uno al governo, Berlusconi, gli altri all'opposizione, e insomma alla fine non hanno prodotto né un vero governo capace di superare la crisi, né una vera opposizione capace di sostituire il governo con un governo di alternativa, per cui sono arrivati i tecnici. Allora, il compito di Casini, il democristiano, Fini e Rutelli, che sono i tre riuniti in questo terzo polo, sono i tre che hanno litigato, Casini e Fini con Berlusconi, Rutelli col PD, e si sono ritrovati fuori dai poli e hanno fatto il terzo polo. Casini, vabbè, è democristiano, è un po' terzopolista, come dire, clandestino da sempre, anche quando stava con Berlusconi. Comunque, questi tre non devono fare niente, loro sono super montiani, sono per il governo e sono perché fino al 2013 va avanti il governo e dopo il 2013 una simil cosa alla Monti, magari con Monti Presidente della Repubblica. Loro ce l'hanno chiara la prospettiva politica, si sdraiano sul governo Monti e non lo schiacciano, lo sostengono, si sdraiano e lo sostengono. Invece che dicono il PD e il PDL? Mugugneranno, il PD protesta, bisognava fare più liberalizzazioni, il PDL pure protesticchia, Berlusconi ha detto sono perplesso, è perplesso, è una parola perplesso. E, insomma, guardate il cartellone che rappresenta le stime del centro studi di Confindustria, e Confindustria non è la Lega, è l'associazione degli imprenditori che fino a ieri diceva via Berlusconi, subito un governo tecnico, e ha detto bene, bene Monti. Guardate le stime sono che il PIL diminuisce, i consumi delle famiglie diminuiscono, l'occupazione diminuisce, la disoccupazione si impenna, hanno detto che ci saranno 800.000 posti di lavoro mancanti, il debito più o meno resta lo stesso. Qual è il problema? Il problema è che questo governo sta cercando di dare un esempio di disciplina cosiddetta fiscale alla tedesca, sta cercando di mettere le briglie alla crisi finanziaria, ma lo spread era a 4,60 stasera, le borse hanno avuto un piccolo recupero dopo cali piuttosto consistenti, il problema delle banche, del circuito di liquidità necessario a sostenere non solo i nostri titoli pubblici ma tutto il resto è ancora aperto. Allora i due grandi partiti hanno due possibilità sole, non c'è una terza alternativa. O dicono andiamo avanti con Monti fino al 2013, perché tanto non c'è un'altra, non si possono fare le elezioni adesso. E nonostante quel cartellone, quei dati, dobbiamo sorbire questa gestione dell'emergenza che non promette niente di buono neanche per dopo Natale.
E intanto però facciamo la riforma della Costituzione, la riforma del sistema, mettiamo in grado i presidenti del Consiglio che verranno dopo il 2013, perché comunque bisognerà votare, qualcuno dovrà finire a Palazzo Chigi eletto dagli italiani, siano in grado veramente di decidere, se no bisogna rifare un altro governo tecnico. Oppure sono convinti di avere un programma, delle ricette e la forza, la volontà per competere democraticamente. E allora dicono, va bene, il governo Monti va avanti per altri 3 mesi, a noi non piace questa roba tutta di tasse, bisogna buttarsi sulla ripresa, sul rilancio della crescita, dello sviluppo economico, e questo lo possiamo fare solo con queste ricette, in questo modo e con questi programmi, e preparino sostanzialmente uno sbocco politico-democratico di tipo elettorale. Tutto il resto è protesta impotente e mugugno. Arrivederci, ci vediamo domani. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.